Buongiorno a tutti, oggi prepariamo insieme con voi una torta super esotica. Per la base ci serviranno le albicocche secche, cocco grattugiato e noci brasiliane. Per la crema invece proseguiamo con anacardi al naturale, mango, cocco fresco, lamponi, passion fruit, olio di cocco, scorza grattugiato di un lime, sciroppo di acero e vaniglia. E poi per la decorazione possiamo dare tutto quello che vogliamo e a soddisfare la nostra fantasia. Nel mio caso sono frutti di bosco, ananas, kiwi, noci brasiliane, pinoli, passion fruit, lime, cocco disidratato e vari fiorellini e anche la mentuccia. Cominciamo con la base grattugiando il nostro cocco. Mettiamo nel mixer albicocche secche, cocco e noci brasiliane. Prendiamo una teglia con la misura 20x15, mettiamo sopra una carta da forno e cominciamo a mettere la nostra base sul fondo. Distribuiamola bene e poi mettiamo per mezz'ora in freezer. Aspettando la nostra base, cominciamo a preparare ingredienti per la crema. Fly me to the moon, let me play upon the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Distribuiamo bene la crema sopra la base e mettiamo di nuovo tutto insieme, ormai non nel freezer, ma nel frigorifero per 3 ore. Trascorso il tempo necessario, arriviamo al momento probabilmente più bello di questa ricetta, cioè alla decorazione della torta. Come potete vedere, a carta forno ci serve moltissimo perché grazie a questo possiamo trasferire senza rompere la nostra torta su un piatto di portata. Pian pianino togliamo la carta forno e cominciamo la nostra decorazione. Qua la nostra torta. Se vi è piaciuta la ricetta e il modo in cui vi ho canticchiato, per favore mettete like su questo video e iscrivetevi al mio canale, ormai non soltanto musicale, ma anche di qualche cibetto. Grazie per essere stati con me.